La meraviglia dell'invernamento delle api nell'Arnia GS. Io sono Giuliano Stracci, apicoltore dal 1984, formatore e innovatore nel settore apicoltura. Il nostro ruolo è quello di fornire sempre delle novità già sperimentate per migliorare l'apicoltura. Ma l'obiettivo principale è quello di dare nostro, è quello di dare sempre maggior benessere alle api e agli apicoltori, favorendo la gestibilità delle api stesse, ma anche la loro salute e i risultati che le api poi daranno nell'alveare. Quindi il binomio api e apicoltori è inscindibile. Noi non possiamo dare benessere alle api senza dare benessere agli apicoltori e noi abbiamo sempre puntato a tutte e due le cose. Ricordatevi questo. Adesso avete il link in descrizione. Avete il link in descrizione per vedervi la prima lezione gratuita e poi vi ricordo che entro la fine di questo mese, dicembre 2023, oggi è il 17 dicembre 2023, entro la fine di questo mese potete, prendendo la formazione nostra, potete entrare nella nostra accademia, che è un gruppo riservato, dove io sarò ad affiancare tutti gli apicoltori che sono nel gruppo per tutte le problematiche che si presentano. Solo per il mese di dicembre l'accesso a questo gruppo è gratuito a vita, cioè nel senso che una volta che avete preso la formazione non avrete un canone annuo. Questa è un'opportunità che si dà ora. Dopo dicembre non ci sarà più, perché per me, per noi, per mio figlio, per me, che seguiamo tutto questo, è un impegno grosso, seguire gli apicoltori uno per uno per ogni problematica che si presenta è un impegno grosso, quindi è chiaro che chi entrerà successivamente al mese di dicembre pagherà un canone annuo per essere all'interno di questa accademia, però se entrate ora non avrete a vita la possibilità, a vita mia, perché finché ci sono io, quindi mi dovete augurare lunga vita. Avrete la possibilità di essere presenti nell'Accademia senza canoni aggiuntivi durante l'anno. E ora andiamo a vedere quest'Arnia. Allora, qui siamo sul doppio nido. Ecco, una cosa che nell'Arnia d'Adant non si può fare è ottenere due nidi, uno sull'altro. Il doppio nido offre un sacco di vantaggi di cui vedrete all'interno della formazione e all'interno dell'Accademia. Un sacco di vantaggi sia dal punto di vista della produzione, sia dal punto di vista della selezione, la selezione delle regine. Ecco, guardate questo glomere, il glomere arriva fino a qua. Sono 3, 6, 7, 8 telaini ben popolati. Vabbè, gli ultimi 2, 3 non sono tanto popolati. Questa famiglia è agglomerata esattamente come starebbe all'interno di un albero. Allora, il doppio nido in questo caso, in questo periodo dell'anno, a cosa serve? Serve per far stare le api come se fossero all'interno di un albero cavo. E allora, sull'albero cavo, dove si sono poi selezionate le api in natura per milioni di anni, quindi non dobbiamo pensare di stravolgere la vita delle api. Le api si sono selezionate dentro agli alberi cavi, prevalentemente. Quindi, se noi gli creiamo un ambiente simile, le facciamo stare meglio e producono anche di più, molto di più. E ora vi dirò perché, ve lo farò vedere. Allora, in primavera le api scendono verso il basso della cavità dell'albero perché in alto accumulano le scorte. In basso fanno la covata e su portano le scorte. Quando arriva l'inverno, loro risalgono verso le scorte, come qui. Quindi il secondo nido l'abbiamo messo in alto dove teniamo le api. Il nido sottostante è spopolato. Adesso in inverno teniamo le api qui. Ora iniziamo dai telaini non popolati. Vi faccio vedere questo è leggero, vuoto. Questo fra l'altro è un favo costruito naturalmente. Vabbè, questo è lo spieghiamo bene con la nostra tecnica. Uno può utilizzare o la tecnica del favo naturale o del telaino prestampato che vedrete comunque anche ora. Ovviamente per produrre più miele conviene utilizzare i fogli cerei prestampati. Per chi vuole tenere le api per hobby può tenerle dove vuole.
primo telaino molto leggero, anche questo costruito con favo naturale, molto molto leggero, è di chiusura del glomere. Come vedete qui non c'è candito, non c'è niente per il sostentamento della famiglia, perché la famiglia è piena di scorte. Piena di scorte che ha raccolto in autunno, fine estate e autunno, ma proprio fine estate, cioè proprio fine settembre. Perché qui in questa zona in estate attraversiamo 3 mesi di siccità estrema, senza fioriture. Luglio, agosto e settembre sono terribili in questa zona. Quindi quello che vedrete ora qui come miele l'hanno raccolto tra la fine di settembre e novembre. E è un prodotto che è smielabile. Tra l'altro qui si tratta di miele, prevalentemente miele di inula e corbezzolo. Quindi valore commerciale che va dai 25 euro dell'inula al chilo, vendita a dettaglio ovviamente, ai 35 euro al chilo che può essere il corbezzo. Quindi anche se l'estate non è produttiva e uno fa perché fa questo mestiere, ha voglia di fare perché fa questo mestiere, alla fine il reddito a casa ce lo porta. Ecco, questo qui è un telaino pesante, qui ci sarà circa 1 chilo di miele o forse più, perché questi telaini quando sono pieni contengono anche 2,5 kg di miele. Ora capite perché noi non abbiamo nutrito, dovevamo smielarlo. Questo è tutto un reddito mancato se noi si lascia le api. Nella nostra formazione c'è anche il sistema per produrre un candito straordinario fatto in casa o in laboratorio che costa poco e offre tutti i nutrienti indispensabili alle api, ma soprattutto resi anche fruibili, cioè i nostri canditi non seccano mai dopo l'apertura della confezione, contrariamente a certi fenomeni di candito che si trovano a comprare. E comunque chi l'ha presi le conosce, e chi non l'ha presi, secondo me, meglio che non li prenda. Fatevele in casa, risparmiate un sacco di soldi e date alle api un qualcosa di straordinario. Anche questo è un favo pesante, molto pesante. Guardate le api, che bellezza, anche queste sono api non trattate, cioè noi non trattiamo per niente contro la varroa, sono 16 anni che non trattiamo, questo è un favo naturale, anche questo costruito naturalmente. Noi utilizziamo questo metodo del favo naturale a scopo dimostrativo per chi vuole utilizzare un metodo biodinamico che obbliga l'apicoltore a far costruire i favi naturalmente. Però per chi vuole produrre più miele, anche biologico, non è detto che sia convenzionale, il favo con il foglio cereo prestampato è sicuramente più produttivo. Guardate il link in descrizione. Entro dicembre voi avete un'offerta particolare per entrare nel gruppo Accademia, sia come costo dell'offerta, che è ridotta, sia per il fatto che non avrete il canone annuo per rimanere nell'Accademia, se lo fate entro la fine di questo mese, dicembre 2023. Vedete, essendo il 17 dicembre sono ancora ferme, non hanno con la covata, nonostante che siamo vicini al mare. Però queste dal 21 dicembre in poi cambia il ciclo solare, loro lo avvertono subito, ricominceranno immediatamente a deporre la covata. Queste arriveranno a marzo e saranno api che scoppiano. Ci si possono fare delle produzioni di miele primaverile. In questa zona è rara anche l'erica, ma ci sarebbe l'erica
l'erica scoparia, che è l'erica del bosco della macchia mediterranea. Ce n'è pochissima anche di questa qui in questa zona, ma in altre zone dove c'è veramente la macchia mediterranea, o sulle isole, o anche in Sardegna, l'erica è una risorsa importante, miele di erica. Ecco la regina, la vedete, è marcata di rosa, è del 2023, ma noi le marchiamo più chiare perché le tagliamo tutti i colori con il bianco per farle più visibili. Dall'addome, vedete, l'addome è abbastanza piccolo, vuol dire che non ha ripreso la deposizione, quindi senza stare a guardare dentro al favo sappiamo che questa famiglia è ancora in blocco di covata. Api non trattate mai, da 16 anni, qui in questo apiario non ci sono api trattate da 16 anni. Dunque, la cosa importante, cioè, e questo vuol dire proprio uscire dai soliti schemi mentali, so che per la maggioranza è una difficoltà, no? Una grande difficoltà, quando gli dici di pensare in modo diverso, preferirebbero scaricare un camion di sacchetti di cemento prima di iniziare a cambiare pensiero. Ma non potendo più produrre in estate come una volta, bisogna riversarsi o sulle prime produzioni, a fine inverno, inizio primavera, e anche su quelle finali, autunnali. Con questo sistema si compensano tutte le perdite e si fanno anche dei bei risultati, dei bei numeri sotto dal punto di vista economico e anche della produzione stessa. L'abbiamo tenuta con un telaino in meno, questa è una GS da 12 telaini, in realtà ce ne sono 11, mi pare, 3, 6, 9, sì, 11 telaini. Perché? Perché hanno messo tanto di quel miele nei favi che e non c'entravano 12 telaini. Questo, anche questo è molto pesante. Guardate. Ha tutta una cornice di miele e nettare, e soltanto uno spaziettino piccolo libero. Quindi queste, per farle deporre, bisognerà alternarli, questi telaini, con i telaini che stanno al piano sottostante e sono vuoti. Quindi avete miglioramento genetico per ottenere queste api, tecnica apistica per gestire le api, produzione di nutrizioni per produrre delle nutrizioni che valgono e che funzionano quando servono. In questo caso non servono, ma perché? Perché non abbiamo tolto il miele. Se avessimo voluto fare una produzione, l'avremmo tolto questo miele. Potremmo anche smielare in questo periodo dell'anno, in blocco di covata, che siamo verso la fine del mese di dicembre. Questo miele, questo poco nettare che raccolgono, è di qualche corbezzolo che è distante chilometri da qui, perché qui non c'è quasi tutta quercia. Quindi, con una giusta tecnica, una giusta gestione, una cosa importante, se voi volete cominciare, perché noi non vendiamo le arnie, quest'arnia l'ho inventata io, ma non le vendiamo, non è la nostra attività. Se voi volete iniziare a produrre con questo telaino qui e con questa tecnica, voi avete la possibilità di modificare delle arnie Dadant, se ne avete tante, le modificate, qualcuna. Sopra ci potrete mettere, se volete, anche il melario G, è normale, Dadant. Meglio ancora sarebbe metterci il melari Dadant adattati per tenere questo telaino qui. Però qualcuno dice, ma io poi come le smielo? Le smieli, se avete le gabbie per smielare i telaini da nido Dadant, e da mettere nello smielatore, potete smielare anche questo telaino qui. Se no, se mettete il melario Dadant sopra, avrete lo smielatore adatto. Però la prova, perché è importante? È importante farla perché quando avete fatto la prova, poi le arnie vecchie le sostituirete con queste.
ve lo dico io. Quando avete fatto la prova di allevamento e di produzione, le arnie vecchie le sostituirete con questo. E non è una sbruffonata, perché io non è che ho inventato questo per reinventare una cosa originale, ho inventato questo per seguire, per migliorare, come vi ho detto, il benessere delle api e il benessere degli apicoltori. Uno e uno. E qui lo dico e lo confermo. Scusate, ogni tanto attizzo l'affumicatore, ma non ce n'è neanche bisogno. Allora, andiamo verso la conclusione della visita di questa famiglia. Ecco, un altro telaino costruito con favo naturale per, a scopo dimostrativo, pieno zeppo di miele. Qui ci saranno 1,5 kg, quasi 2 di miele. Quando è pieno pieno, un telaino del genere tiene 2,5 kg. Pensate quanti soldi ho buttato via non smielando questi telaini. Ne ho buttati via un sacco. Con le nutrizioni che vi insegniamo a fare, e voi compensate tutte le perdite di miele, le api stanno bene lo stesso, avranno i favi vuoti, così quando la regina deve ricominciare a deporre le uova ha lo spazio per farlo. Guadagnate o date soddisfazione alla famiglia, se lo fate per hobby, agli amici e alla famiglia. Ma io dico soltanto una cosa, che se volete fare questa attività non avete altro che da migliorare la vostra formazione, sia che voi siate apicoltori all'inizio della carriera, sia che voi siate apicoltori con 60 anni di carriera. Avete soltanto da migliorare. Perché? Perché il sottoscritto è stato 40 anni a sperimentare e voi non l'avete fatto. E anche se avete un'esperienza di 60 anni, avete fatto per 60 anni sempre le stesse cose. Perché non avevate il tempo di fare altro, perché vi andava bene fare quello che facevate. Adesso però che la situazione è cambiata, bisogna cambiare. Il cambiamento nasce dalla sperimentazione, dall'innovazione, dalla conoscenza di nuove strade. Cioè, si dice che chi lascia la strada vecchia per quella nuova sa quello che perde, non sa quello che trova. Sì, ma allora Cristoforo Colombo non sarebbe andato in America, le cose sarebbero andate completamente diverse da ora. Che discorsi sono? Gireremmo ancora con la clava e le pietre in mano. Non è così. L'innovazione è la base della vita. Anche questo, favo naturale, pieno di miele, peso 1,5 kg sicuro, forse anche qualcosa di più. E guardate che meraviglia di api, guardate che meraviglia, api non trattate da 16 anni, questo apiario è non trattato da 16 anni, è una meraviglia della natura. Mi verrebbe da dire alla faccia di chi ci vuole male. Ma non è una ripicca verso qualcuno. Guardate, questo che vedete è un vantaggio per tutti, è un vantaggio per l'apicoltura, è un vantaggio per gli apicoltori, per le api, è un vantaggio per tutti. Ficcatevelo nella testa, come se fosse una sassata che vi arriva in fronte. Vabbè. Avete il link in descrizione per vedervi le lezioni gratuite, ora non so quali ci si metteranno, guardateveli. Entro dicembre avete l'occasione sia di prezzo, sia per entrare nell'Accademia, e l'assenza di canoni a vita mia, finché campo, l'assenza di canoni per rimanere all'interno, canoni annui, per rimanere all'interno dell'Accademia. Questa è un'offerta che rimane fino alla fine di questo mese, dicembre 2023. E ora vi saluto e ci vediamo al prossimo video.